settimana in Consiglio regionale via libera due atti importanti, l'assestamento di bilancio e il DEF. Quali sono i punti di forza di questi due atti? Chiaramente Sisma, declinazione dei fondi comunitari che, volenti o nolenti, restano gli aspetti più importanti di tutta, oltre che della programmazione, anche di risorse da destinare ai vari punti. I vari punti che rappresentano la domanda della comunità regionale, quindi imprese, lavoro, scuola, fiscalità, istruzione, insomma tutte le varie competenze. L'assestamento mette a disposizione del sistema circa 50 milioni di euro che, ahimè, diventano disponibili, purtroppo l'ho detto anche in aula, non all'inizio quando si va a redigere il documento di bilancio iniziale di previsione, ma strada facendo, perché le risorse in quel contesto, in quel momento, non sono certe. Ma per quanto riguarda i 50 milioni, il solito discorso, siamo andati a rimpinguare quei capitoli che servono per garantire il trasporto pubblico, agevolazioni tariffarie, il sociale, molti fondi per il sociale, la disabilità, parchi, riserve naturali, ci abbiamo difesa del suolo, ci abbiamo 10 milioni per i comuni, 6 milioni per le province, quindi ecco. Insomma, queste le voci più salienti, ma ovviamente ci sono anche diverse altre voci più minute rispetto a questi valori, che però danno la dimensione dell'aggiustamento delle varie esigenze su più capitoli. In Consiglio regionale questa settimana via libera al DEF e all'assestamento di bilancio. Per entrambi i documenti voto contrario del Movimento 5 Stelle. Quali sono le ragioni del vostro no? Certo, abbiamo votato in maniera contraria perché comunque abbiamo individuato un sistema vecchio e clientelare di fare politica. Per quanto riguarda l'assestamento, indipendentemente dalle cifre importanti che potrebbero essere oggetto di una discussione politica, e quelle che Cesetti chiama le esigenze organiche del territorio, che noi chiamiamo marchette più semplicemente, sono state polverizzate su tutto il territorio a favore del consenso dei consiglieri, e così sono state finanziate associazioni che svolgono promozione per la fisica, altre che fanno corsi di pasticceria vegana o corsi di acquerello. E quindi le risorse sono sempre poche, però si comunque polverizzano queste risorse che diventano centinaia di migliaia di euro per iniziative soltanto a vantaggio del consenso. Per quanto riguarda invece il DEF è un documento importantissimo, un documento principe, che però viene considerato veramente come una routine da evadere dalla Giunta, per cui abbiamo visto che questo DEF è esattamente, nella gran parte, nel 90%, il copia e incolla dei DEF precedenti, e comunque l'efficacia della programmazione della politica lo esprime bene la valutazione della Banca d'Italia. Crescita dell'1,1 nel 2019, del 0,7 nel 2020 e dello 0,5 nel 2021. Quindi la Regione Marche è destinata veramente a un regresso proprio per la politica che svolge questa giunta. Per questo abbiamo votato contro, è semplice.